Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, mi frigge il telefono. Cosa fa? Mi frigge. Fammi sentire. No, il telefono. Il telefono, Frigge, veramente. Che vibrazione c'hai? Ti piacciono le vibrazioni? No, mi ci vuol potente. Ti piacciono le vibrazioni? No, mi ci vuol potente che se non sento, Senti, noi sai che troviamo questi anfratti, questi luoghi dimenticati. Qui dobbiamo dire che... Te li segnalano, qua te li trovo io, esatto, perché sennò stai... Io trovo niente. Infatti è arrivata questa segnalazione, che però, a parte il fatto che adesso vi faremo vedere, che probabilmente non è neanche granché rilevante, però ci permette di parlare degli edifici abbandonati, diciamo dismessi, che il comune non utilizza, o chi per esso. Questa è un'ex scuola... elementare. Sinceramente non ce l'ho mai vista. Va bene, non ce l'ho mai. Anche quando non ero ex, era utilizzata, però utilizzata in modo non da scuola. Ecco. Non da scuola, però è una vecchia scuola. È una vecchia scuola, sostanzialmente. A Pescaiola, vedete, tutto chiuso, tutto recintato. Abbandonato. Ecco, qualcuno ha notato che c'è questo barile col segnale, diciamo, dovrebbe essere materiale radioattivo. Sì, dovrebbe essere materiale radioattivo, però non credo che sia. No, sicuramente, non è materiale radioattivo, però insomma, qualcuno sarà allarmato. Realmente, diciamo, non è questo il punto principale. Il punto forse che vogliamo sottolineare invece è un altro, che spesso ci sono associazioni, oppure si cercano degli edifici dove magari ospitare associazioni o comunque qualunque tipo, no, di attività possa fare appunto qualcuno, e magari si dice che questi luoghi non ci sono, invece ci sono, perché questo è un esempio appunto. Esatto, questo è un esempio di una struttura che sembra ancora in buono stato, sostanzialmente. Non so dentro adesso, perché qui non si può vedere, però dal di fuori sembrerebbe in buono stato, che potrebbe essere data benissimo a un'associazione senza scopo di lucro, che fa volontariato, che fa beneficenza, in modo tale appunto da poter utilizzare e mantenere, perché abbiamo il doppio scopo: viene utilizzata per beneficenza e viene poi mantenuta al Comune d'Arezzo una struttura che altrimenti se no va in degrado e addirittura crolla. È un problema che probabilmente, ma tu che sei stato il comune, c'è un censimento di quanti edifici il comune ha? Cioè, lo sanno quelli che sono lì che c'è ad esempio questo edificio che si potrebbe recuperare, o è un problema che di cui nessuno se ne occupa? No, c'è l'ufficio patrimonio che ha tutto censito qual è il patrimonio del comune, però molte volte queste strutture vengono dimenticate e non vengono utilizzate proprio per niente, per il fatto che non si sa se sono utilizzate o non utilizzate, per cui rimangono lì e le scopri mano a mano che vai nei posti e trovi strutture del genere che sono di proprietà pubblica, che non vengono poi utilizzate per niente, così abbandonate a se stesse. Ecco, le cosa hanno fatto, perché i rami l'hanno tagliati. Sì, qualcuno c'è stato. Qualcuno c'è stato. Potrebbe averla tagliata, che sono altrimenti i proprietari vicini. Le tapparelle non è che siano messe tanto bene, quindi... Ma vabbè, quelle sono di legno, quindi ci sta. Se non fanno attenzione ogni 2-3 anni, quelle purtroppo così, ne so qualcosa io. Che ogni anno mi tocca rifare le persiane in legno. Comunque, quindi... ti ricordavi che tempo fa c'era qualche associazione qui? Ma sinceramente, prima del 2010, quando io ero su un comune, mi ricordo che questa struttura veniva utilizzato, non mi vorrei sbagliare, ma c'era un'associazione che la aveva in uso. Quindi insomma, in quel caso fino a un certo punto è stata utilizzata e poi è stata dimenticata. Non so perché è stata abbandonata, se ci sono delle problematiche strutturali oppure no, ecco, questo andrebbe visto un po' gli uffici pubblici. Può darsi che ci sia anche qualche... Può darsi che sia strutturalmente abbia dei problemi, però anche se mi sembra una struttura degli anni 60-70... Sì, non neanche vecchissima. Neanche vecchissima, quindi sicuramente un po' di cemento armato ci sarà. E sicuramente non è che abbia problematiche di natura strutturale importanti, ecco. E allora, come nostro solito, andremo a sentire magari in comune, no? Ci chiederemo insomma delle informazioni per capire come mai questa struttura insomma non viene utilizzata, se c'è qualche problema strutturale o semplicemente o se una sua propria dimenticata, oppure nessuno la reclama, nessuno chiede spazi. Mi sembra strano, perché appunto c'è una moria di spazi, di strutture. C'è la fila in comune a chiedere gli spazi per le associazioni, quindi potrebbe essere addirittura, questa si presenta anche abbastanza bene, anche un'area esterna. Quindi... Come si dice in questi casi, vi faremo sapere. Ok, ciao. Ciao.